alla larga Jurgens, Onazi. Si chiude l'1-2, poi servizio per Mascella, buona giocata centrale dell'Avezzano con Senesi che può partire in posizione regolare davanti al portiere. Senesi zappa là, riesce a opporsi con i piedi. Rimessa per Savi, Panaioli. In mezzo a due avversari, Panaioli anche trattenuto va via. Accelera Panaioli, la mette bassa sul primo palo Vestenichi, ha provato di mancino senza tenere basso il pallone. Può andare adesso De Marco col pallone sul secondo palo, colpo di testa di Vestenichi che non riesce a schiacciarla verso la porta. Savi con uno strano pallone centrale, Verna di testa, sponda di Mascella, limite Ortolini! Grandissimo gol dell'Avezzano, il sesto in campionato di Ortolini, avanti gli abruzzesi 1-0. Poi lancio di Zappalà nella zona ancora di Ortolini, occhio perché Verna è in posizione regolare davanti al portiere, Verna col sinistro incrocia ed è 2-0 Avezzano, questa volta è Zappalà a sbagliare il disimpegno, Verna punisce. La palla tagliata di De Marco che attraversa tutta l'area, non la tocca nessuno, riesce a liberare Ferrani, poi Pellegrini, Grossi la blocca, Cultraro. Cercato il centro dell'area, Ferrani interviene, insiste, calcia Fatati. Bella conclusione, lontana ma non così tanto dai pali di Cultraro. All'inseguimento del pallone Filippini con Vestenichi che arriva in pressing, il tocco per De Lorenzo che perde l'equilibrio. E allora può andare Recchiuti. Palla per Vestenichi, destro, si allunga Cultraro. Anzi è Di Emma che colpisce malissimo e regala palla a De Silvestro. Attacca con quattro uomini e sta arrivando anche Verna. L'Avezzano adesso con Mascella in area. Mascella dentro, Ortolini, ma anche il pallone. Manca l'appuntamento col 3-0. Allunga il passo Jurgens, evita Verna, poi si autolancia contro Capuanga. Jurgens che finisce giù, calcio di rigore per la Tivoli. Jurgens si è messo in proprio e si è andato a prendere un rigore che può essere vitale. Fischia, gamba corta. De Marco apre il piattone, intuisce Cultraro, ma non arriva. Andrea De Marco riapre tutto, mancano 11 più recupero. Prova Jurgens a contendere il pallone, intervento giudicato da rosso diretto da parte di gamba corta, la Tivoli chiude in 10. Pellegrini riesce a trovare il varco per Ruci, Vestenichi dentro, De Marco prova il sinistro, pallone colpito male, non ci sono deviazioni. Palla verso Camilli, colpo di testa. Ruci, palla in aria, si gira De Marco, calcia De Marco! Centrale, blocca Cultraro. Lascia sfilare Cultraro, occhio c'è un contratto! Viene dato semplice rinvio dal fondo, ma c'è stato un tocco sospetto. Ho giudicato regolare, arriva un altro cartellino rosso. Cartellino rosso per Ruci. E finisce qui all'Olindo Galli, passa l'Avezzano per 2-1.